Ciao amici, nei giorni scorsi abbiamo parlato nei vari video editoriali del Papu Gomez, di questo tentativo dell'Inter con l'Atalanta che però cerca di stopparlo e di tenerlo. Abbiamo parlato della probabile partenza di Nainggolan e non solo. Ci siamo occupati del vice Lukaku. Bene, in questo video editoriale mi voglio occupare di due incroci di mercato che mi hanno segnalato. Poi andranno a buon fine e chi lo sa. E poi naturalmente GLR Jukebox, ossia le vostre richieste. E devo dire, mi state chiedendo tantissime cose. Stavolta vi faccio vedere qualcosa di incredibile. Incroci di mercato. C'è un incrocio con l'arrivo imminente, anche se non è ancora ufficiale, ma tra poco, forse lo è anche, di Pochettino al posto di Tuchel al Paris Saint-Germain. L'incrocio è molto semplice, se ne è già parlato, ne stanno parlando tutti. Eriksen a Parigi ritroverebbe il suo mentore, Pochettino, e all'Inter Leandro Paredes, l'argentino, che insomma. Comunque a Conte farebbe anche abbastanza piacere perché è un giocatore certamente più utilizzabile. Bisogna aggirare il problema, ovviamente, di Eriksen, problema dei benefici fiscali del decreto crescita. Eriksen dovrebbe mantenere la residenza in Italia. Non c'è problema per Leandro Paredes perché vi ricorderete era stato alla Roma, all'Empoli, ma è già fuori da un certo tempo dall'Italia e quindi potrebbe arrivare in Italia con i benefici fiscali. A parte che tutta questa operazione io la vedo in prestito, quindi fino a giugno poi ci si rivede e si decide, quindi insomma il discorso dei benefici fiscali potrebbe in qualche modo essere anche, come dire, aggirato. Secondo incrocio, a me continuano a dire che Perisic ha mercato e quindi io continuo a dire che Perisic possa lasciare l'Inter. A quel punto c'è bisogno di un esterno più di ruolo e questo esterno potrebbe essere dal Chelsea. Oddio, qui non è che bisogna parlare tanto con Lampard, ma con Marina Granovskaya, che è quella che fa tutte le cose di Abramovic. Sto parlando di Marcos Alonso Mendoza. Dite insieme a me Mendoza. Mettete bene tra ponte di legno e la gengiva Mendoza. Marcos Alonso Mendoza. È in cambio di Perisic. Boh, io su questo sapete perché ci credo poco? Perché mi dicono che l'Atletico di Madrid è proprio forte, forte, forte sul giocatore. Quindi non lo so, qui se Conte che l'ho avuto al Chelsea riesce ad esercitare il suo fascino e a convincere Marcos Alonso a venire qui, a questo punto, se davvero si colloca Perisic, l'operazione potrebbe essere non solo in prestito, ribadisco non solo in prestito. Ma ragazzi, mentre l'incrocio Eriksen-Paredes può avere un senso, secondo me quello Perisic-Marcos Alonso è tutto da vedere. Questi erano i due incroci di cui vi volevo parlare. Tra l'altro, Fally Ramadani è il procuratore di Marcos Alonso, è il procuratore anche di Maximovic, di Milenkovic, insomma di giocatori che comunque sono sempre segnalati in orbita Inter. Un altro che è segnalato Renato Sanchez dell'Lille, ma io ci credo poco. Diciamo che. Tutti i giorni sentiamo qualcosa, in realtà stanno procedendo i colloqui Marotta, Conte, Ausilio, poi bisognerà portare un piano alla proprietà che ha già detto cogliete le occasioni, caro mago Marotta, e non spendete. Però prendete con beneficio l'inventario, insomma, questo Eriksen Paredes e, anche se ci credo poco, questo Marcos Alonso Perisic. E comunque l'Inter sarebbe più forte. Aspettiamo che la squadra torni al lavoro tra poco, naturalmente per preparare Crotone. Adesso passiamo a GLR Jukebox. Mi avete chiesto di Ronaldo e di Zamorano. Io ho trovato una chicca straordinaria nel mio archivio. Seveso, un Inter Club, il premio è il Pirata d'Oro che nel 1999, per la stagione 97-98, viene concesso a Ronaldo. E vedrete una cosa bellissima, una lunga intervista a Ronaldo, una delle tante che ho fatto, e uno Zamorano, insomma, con il mio amico Moriero. Una volta si facevano queste cose con i calciatori, insomma, basta parole. GLR Jukebox per chi mi ha chiesto di Ronaldo e Zamorano, vediamolo. Traduce quello che dice Ronaldo, che peraltro parla uno splendido italiano. Allora, due parole da parte tua: questo premio è un premio importante, sentito, è andato un po' a tutti i giocatori che hanno fatto la storia dell'Inter. Sono contento di aver vinto questo premio. Ringrazio a tutti quanti di questa bellissima serata. E confermi naturalmente di voler rimanere all'Inter e di voler restarci a lungo qui, no? Per loro. Sì. Decideranno loro.
Ma è vero che decide Moriero? Decidiamo insieme. Siamo una coppia unita. Vabbè, resta o non resta? Resta. A lungo, no, l'anno prossimo è scontato, ma a lungo, resta a lungo? Devo parlare con Zamorano, non vediamo. Sì, Ivan, vuoi... Ivan, resta a lungo? Sicuro. Sicuro, sicuro, sicuro. Ringrazio tanto per questa serata, non solo a me, sino anche a mia mamma, a mia fidanzata. Ciao. Io ogni anno l'unico che posso prometterci è il mio lavoro. Dopo quello che succede alla squadra si vedrà il prossimo anno, speriamo che sia molto meglio che questo che è passato. Grazie per questa bella serata, per sentire il cuore di tutti i tifosi, che anche per noi è importante, e grazie per questo fiore e niente. Grazie a me, grazie, simpaticissimo. Sempre un piacere stare con voi, ecco. Speriamo che l'anno prossimo io possa ritornare qui, questo significa che io faccio parte ancora dell'Inter, e speriamo di festeggiare qualcosa di più importante. Un'altra grande manifestazione d'affetto di questi tifosi che comunque, no, voglio dire, aspettano tante tante gioie. Se ne parla il prossimo anno ormai. Sono veramente molto contento di poter partecipare di queste manifestazioni, perché veramente ci tengo al popolo interista, e rimangono molto contento di una serata così semplice, però rimane una bella cosa. Speriamo di futuro, sarà un futuro finalmente in cui potremo sorridere. Speriamo, guarda, sono sicuro che l'Inter sta lavorando per questo, vuole fare una grande squadra per il prossimo anno, e soprattutto una squadra da vincere veramente. Però ne hai già parlato con Lippi, sì. Sì, ci siamo visti, abbiamo parlato di futuro così, e delle sue idee, quindi sono rimasto molto contento con il suo progetto. Tu hai sempre detto i problemi di spogliatoio nascono quando magari non si vince, quando magari non arrivano i risultati. Quest'anno sono scritte, sono dette tante cose, no? Giocatori che magari non vanno d'accordo anche su di te, su Simeone, tante cose, ma magari i risultati potrebbero concorrere l'anno prossimo a riportare l'armonia in questo spogliatoio. Secondo me il problema dello spogliatoio si nasconde da quando una squadra vince, quindi un gruppo forte, unito, senza dubbio ha la possibilità di vincere più facilmente, perché ci vogliono bene tutti quanti, quindi, però sono sicuro che quest'anno, al di là di questi problemi dentro del spogliatoio, ci sono stati tanti altri, quindi che non hanno aiutato. Non vedi l'ora che finisca anche tu? Non vedo l'ora di finire questo campionato, però dobbiamo finire con dignità, perché siamo una grande squadra come l'Inter. L'ultimissima cosa davvero, la solita domanda che ti ha perseguitato tutto l'anno: come stai, come non stai? Adesso finalmente sei più sorridente, stai meglio? Sì, sto molto meglio, sono molto contento, che sta passando veramente l'incubo che ho passato per questi mesi, però adesso sono molto meglio, sto molto contento. Tu non hai mai avuto paura che le cose potessero peggiorare? Sei sempre stato fiducioso che passava? Sempre, sempre fiducioso, perché è così, può succedere a qualsiasi calciatore. È capitato a me, è successo a me, quindi ho avuto la pazienza da aspettare. Però che purtroppo ci giocano con questo, no? con magari un infortunio che io, magari la medicina ha aiutato poco, però hanno giocato tantissimo con questo. E adesso sei anche più forte dopo tutto questo, dai. Tutto questo, sicuramente sono più forte, ho imparato sempre di più, quindi anche queste situazioni servono. Mamma mia, che nostalgia, fu una serata meravigliosa, l'avete visto Ronaldone, lo avete visto Zamorano, e soprattutto per quelli che sono ancora un pochino svegli, l'avete vista Daniela Zamorano, l'avete vista Daniela Zamorano,
bellissima, simpaticissima, una delle donne più belle che abbia mai visto. Siete ancora svegli su quell'argomento lì? Siete ancora svegli? Ragazzi, Daniela Zamorano era uno spettacolo. Un altro bellissimo gol del grande Ivan Zamorano. Zamora. Grazie, continuate con le vostre richieste, GLR Jukebox. C'è qualcuno mi ha chiesto Giorca F, qualcun altro mi ha chiesto le finali del 64-65. Ragazzi, sì, c'era la TV ma non c'ero io, quindi non ci davo in archivio. Vi bacio e ci vediamo prestissimo. Continuate a mandarvi le vostre richieste. Ciao!